coloro che hanno aderito entro la scorsa assemblea. I nuovi aderenti, cioè coloro che hanno deciso di aderire all'appello dal 5 di febbraio in poi, sono presenti ma non hanno diritto di voto in questa assemblea, l'avranno a partire dalla prossima, ok? E quando? E non abbiamo ancora deciso, quindi la programmeremo. E l'ordine del giorno comincia con l'individuazione del verbalizzante da parte dell'assemblea. Allora, il tavolo di presidenza propone Valerio Cucaroni, quindi se l'assemblea è d'accordo, quindi lasciamo che sia lui a condurre il verbale dell'assemblea. Allora, c'è da dire che rispetto al verbale che tutti voi avete ricevuto, abbiamo ricevuto una richiesta di puntualizzazione da parte di una delle persone che aveva effettuato un intervento. Quindi, se avete pazienza, vi mostro le differenze e poi valutiamo se approvarlo oppure no. Allora, rispetto al verbale che avete ricevuto, c'è stata la richiesta di modifica da parte di Daniele Martelli, che chiede che invece di approvare il verbale con la formulazione del suo intervento che vi proposto, quindi Daniele Martelli, il suo intervento è incentrato sulla struttura comunale, in particolare nella struttura del personale, con la necessità di evitare il depauperamento della professionalità, programmazione vincolata della città e manutenzione programmata della città per le politiche giovanili. L'obiettivo è quello di dare un'educazione alla politica per giovani, quindi invece di riportare una sintesi estremamente criptica di quello che era stato, insomma, il senso del suo intervento, lui propone di inserire nel verbale precedente la seguente modifica che ci è giunta nei tempi. Quindi Daniele Martelli richiama l'importanza che riveste la struttura comunale per l'attuazione di qualsivoglia programma. Invita a considerare le opportune misure di tutela, valorizzazione e potenziamento del personale pubblico, non solo per salvaguardare specifiche ed esclusive professionalità, quanto per garantire alla pubblica amministrazione reali condizioni di governo del territorio con un supporto disciplinare adeguato per un dialogo alla pari con i diversi portatori di interesse. Segnala l'importanza di considerare nel progetto complessivo la manutenzione programmata della città, ovvero un sistema di monitoraggio che nel tempo possa innescare programmi poliennali di intervento necessari per prevenire l'inevitabile degrado della città attraverso il dosaggio equilibrato di priorità e di risorse disponibili. Infine sottolinea l'urgenza di programmi che prestino l'attenzione ai bisogni giovanili anche con la modalità dell'educazione non formale, con lo scopo di offrire delle opportunità di dialogo, di partecipazione attiva, di tensione valoriale nell'ambito di un progetto di educazione al senso civico, alle scelte e alla politica. Quindi vi chiedo se rispetto al verbale che avete ricevuto possiamo in qualche modo eliminare questa parte che era stata sintetizzata a favore della richiesta di precisazione dell'intervento fatta direttamente da chi l'intervento poi ha fatto in assemblea. Se siamo tutti d'accordo e non ci sono altre precisazioni sul verbale che avete ricevuto con la mail di convocazione, vi lo darei per approvato. Siamo d'accordo, quindi consenso, quindi va bene. Ok, allora elimino questa parte e procedo a integrare con quanto fatto. Benissimo, da questo momento il verbale è definitivo e risulta approvato. Allora, il secondo punto, dopo la individuazione del verbalizzante e l'approvazione del verbale, il tavolo dei garanti. Allora, vorrei chiedere a tre persone dei presenti di far parte del tavolo dei garanti, che ha il compito di creare le condizioni per una armoniosa e regolare conduzione della presente assemblea. Indico come nominativi tra i presenti Patrizia Talevi, Daniele Dubini e Edoardo Mentrasti. Patrizia accetta, Daniele non accetta, Edoardo? Ero l'altra volta, se può essere un altro meglio. Sì, certo, però Claudio, Paolinelli, sei disponibile? Non è disponibile al tavolo dei garanti?
Ci sono delle persone disponibili, se no possiamo andare avanti così fino a questa sera. Lidia. Sergio Fagnani disponibile. Lidia è disponibile? Fare grande. Niente, garante. Esatto, essere l'organo che garantisce l'armoniosa conduzione della servizio d'ordine. Allora, i grandi sono Lidia Fagnani, Patrizia Delevi e Sergio Fagnani. Tanto per capire. Allora darei la parola a Francesco Rubini che anticipa alcune questioni sulle connessioni con altre realtà cittadine. Questo è l'ordine del giorno. Sì, questa è una comunicazione breve perché poi non è in realtà il punto all'ordine del giorno di oggi, perché credo che ci sia la necessità di soffermarci sulla discussione rispetto alla candidatura a sindaco. Comunque in realtà non ci sono grandissimi aggiornamenti, quello che abbiamo detto già in passato rimane ancora in campo rispetto a un quadro politico locale che vede ovviamente il centrosinistra confermato nella struttura, nei nomi e nelle facce del 2013. E dall'altra parte c'è un centrodestra unito, rinsaldato anche dalla campagna politica pene nazionali, che vede un accordo tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord, ma un centrodestra senza candidato sindaco ad oggi. E poi abbiamo il Movimento 5 Stelle che anch'esso, credo in attesa delle politiche, sta cercando di capire chi e come candidare. Intorno a tutto questo, a questi tre schieramenti classici, ci sono una serie di realtà civiche, sociali e associative come la nostra, ma anche diverse dalla nostra, che stanno avvicinandosi al percorso delle comunali. Alcuni lo hanno già formalizzato come noi, altri stanno attendendo, come per esempio i ragazzi di A2O che si furono già candidati nel 2013. E quindi c'è questo, come posso dire, sottobosco di movimenti politici, tra cui politici e sociali, tra cui molti hanno condiviso molte battaglie in questi anni, penso a quelle in primis sui beni comuni. Diciamo c'è un po' un atteggiamento generalizzato di stare alla porta. Quindi è evidente che è molto importante per noi stare in questo dibattito con il nostro simbolo, con il nostro candidato sindaco, con una delle linee guida programmatiche. Quindi ovviamente sarà compito dei portavoce, ci auguriamo, del candidato sindaco o dei candidati sindaci questa sera, intrattenere da lunedì dei rapporti più chiari, ma soprattutto formali e definiti su alcune questioni programmatiche, per capire se questo movimento è solo chiacchiericcio, se c'è veramente qualcuno e qualcosa disponibile a dialogare. Però ovviamente sia come portavoci che come coordinamento abbiamo deciso all'unanimità di aspettare questa sera, di avere una figura di riferimento, un candidato sindaco, e poi di dare eventualmente mandato a questo e portavoce di verificare sulla base delle nostre linee programmatiche non rinunciabili, di dare mandato e di capire cosa si sta muovendo e se si sta muovendo davvero. Bene, allora per andare all'altro punto. Non c'è possibilità di fare dibattito su questo. Una domanda si può fare. No, cioè nel senso non volevamo farlo perché non c'è niente, non abbiamo proposte, non abbiamo. Ci sono delle una domanda la può fare, se no sì, sì, se no si può fare, però non abbiamo niente in mano. La domanda era se lo vuole fare prima lui. No, la mia domanda era se per essere aggiornati, perché forse ne sai più di noi, oltre ad A2O.
se c'è qualche altra sigla che potrebbe essere interessata, con la quale potremmo rapportarci, viste le battaglie condivise in passato sulle linee programmatiche. Quindi è una domanda molto semplice. A livello di soggetti organizzati, noi ovviamente stiamo alle dichiarazioni ufficiali. L'unica forza civica che si è presentata con un candidato sindaco è quella di Tombolini, che ad oggi non ha sciolto nessuna riserva e dice di aprire il dibattito a tutti gli attori politici della città. Quindi noi ad oggi ci atteniamo a questo. È evidente che se i portavoce e il candidato sindaco avranno un mandato, cercheranno di capire anche questa dinamica, ma per capire se ci sono questioni programmatiche o se è solo tatticismo, che ovviamente a noi non interessa. Se posso, volevo fare soltanto una riflessione comune. Abbiamo parlato di punti tematici su cui noi siamo d'accordo. Io su questo ho qualche problema a pensare a quali sono questi punti tematici, perché secondo me la lettera che abbiamo firmato tutti non rappresenta una vera e propria linea di programma. Noi abbiamo iniziato un lavoro molto bello di condivisione di temi, di sviluppo di temi, che però si è fermato a una condivisione di lavori che sono stati svolti. Io crederei che prima di fare un lavoro di incontro con altre forze politiche, nel momento in cui mi devo confrontare con qualcun altro e devo capire se questo qualcun altro ha delle proposte compatibili con le mie, io devo sapere precisamente quali sono le mie. Il resto del discorso va benissimo, definiamo dei portavoce, definiamo dei candidati sindaci, ma credo che sia imprescindibile il fatto che ci debba essere l'elaborazione di un programma per punti, e che questo ci debba far tornare a lavorare nella stessa modalità che ci ha visto lavorare fino adesso, in cui insieme si vedono bene insieme i punti e si decide. Chiaramente non si potrà fare un programma che poi comunque sia crescerà nel tempo, perché avremo modo di confrontarci con altre persone, di crescere in esperienza e in persone che faranno parte del nostro gruppo, ma credo che sia abbastanza importante definire dei punti chiave, perché mi metto nei panni di chi dovrebbe domani rappresentare questo gruppo su temi particolari come può essere immigrazione o altre cose specifiche della città. Qual è il nostro punto, no? Cioè, al di là del fatto che comunque ci ritroviamo, siamo qui perché stiamo bene insieme, abbiamo una unità di intenti chiaramente che ci spinge a lavorare insieme, però credo che sia importante elaborare questo documento di base anche per poterlo proporre alle persone che verranno con intenzione di lavorare con noi, per dire: noi siamo questo, voi che cosa siete? Ci sono punti di contatto? Bene, non ci sono, mi dispiace, questo dal mio punto di vista, no? Questa considerazione ovviamente noi l'avevamo già fatta al nostro interno, tanto che essendo in una fase clamorosamente preliminare, l'intento era solo quello di provare a capire se sulla base già di alcuni punti che comunque noi abbiamo messo nei verbali dei tavoli del 20, abbiamo già delineato anche sulla base dell'appello una sorta di esplorazione. È evidente che i tavoli di lavoro si dovrebbero continuare a convocarsi e mettere nero su bianco dei punti molto più chiari. Però è evidente che se tu hai un candidato sindaco e dei portavoce, puoi intanto capire se c'è qualcuno che ha voglia di parlare con te oppure no. Cioè, siamo a una fase ancora prima della questione poi sul programma, perché il programma noi ancora non ce l'abbiamo. Sappiamo che su alcune questioni, dal punto di vista ideale ma anche programmatico, abbiamo dei punti fermi che sono ovviamente non rinunciabili, però non siamo andati nello specifico. E ovviamente sappiamo che i tavoli di lavoro devono tornare a riunirsi il prima possibile per mettere nero su bianco quello che poi sarà il tema vero dell'eventuale contrattazione con altre forze politiche. Però questo dipende anche molto da chi si è nominato e candidato portavoce. Secondo me non può essere la persona, noi non abbiamo dei portavoce, delle persone al comando che decidono la strategia di questo gruppo. Noi abbiamo un'assemblea che decide le linee, e il portavoce dovrebbe prendere, no? Conoscere bene le nostre intenzioni per poterle portare avanti. Questo, ripeto, è una questione di metodo.
dicevate da lunedì iniziamo ad incontrare queste persone, va bene che conoscere la disponibilità, ma come faccio io a rapportarmi con una persona se non so neanche quali sono le mie scelte? Nel momento in cui lui mi fa delle proposte, vanno bene o non vanno bene? Cioè, le linee che ci siamo dati fino adesso sono sufficienti per fare questo ragionamento? Infatti non l'abbiamo detto. Quindi, secondo me, su questo definiamo insieme una strategia comune per arrivare a fare quello che deve essere fatto. Penso che sia necessario, dopo... Il mio pensiero, tra l'altro, voglio dire, rispetto al lavoro che state facendo e che stanno facendo tutti, quindi poi mi fermo. Sono solo nervoso perché ci ho avuto 40 minuti di tempo per trovare un parcheggio, quindi scusatemi. Quindi il primo punto è il parcheggio. Una condizione programmatica, Paolo, noi siamo contrari al parcheggio in centro. Venire a piedi. Fare un giro a piedi. Allora, ci sono altri interventi? Andiamo avanti. Allora, no, prima di andare avanti, quindi sono due linee antitetiche, perlomeno dei tempi diversi. Quindi mentre Francesco in qualche modo chiedeva la possibilità di cominciare a fare un'esplorazione, la proposta di Paolo è prima un attimo concentriamoci sui temi e poi procediamo ad esplorare. E quindi insomma dobbiamo in qualche modo valutare come procedere, quindi l'assemblea si esprime verso quale direzione, perché ecco questo qui è, cioè noi chiediamo un mandato, quindi posso intervenire un attimo riguardo alla cosa che diceva Paolo prima, no? Io non credo che in questo momento, come interpretando quello che diceva Francesco, sia proprio possibile parlare in termini d'alleanza, cioè non ci sono proprio spazi, o si fanno scelte, diciamo così, a prescindere, come fa il centrodestra, che dice trasferisco direttamente dalle elezioni politiche alle elezioni comunali uno schema che secondo me funziona e lo faccio perché so che così chiudo il sacco e dentro ci trovo i voti e non mi importa niente dei programmi, non mi importa niente delle persone, ma non è questo il nostro metodo. La mia opinione è che, consapevoli del fatto che abbiamo dei valori e un'analisi della realtà cittadina e che sulla base di questi due elementi dobbiamo elaborare un programma e che vogliamo farlo sulla base del metodo che ci siamo dati, nel contempo possiamo pensare anche di esplorare la situazione e di avere a che fare con soggetti che abbiano come noi questa disponibilità. È chiaro che è molto difficile per noi rapportarci oggi ma anche domani con qualcuno che ci dica questa è la mia posizione, va bene per te sì o no? Non è questo il nostro metodo, non è questo il metodo che vogliamo da chi vuole relazionarsi con noi. Ecco allora che è fondamentale che noi si continui a lavorare in termini assembleari per costruire il nostro programma, sapendo però che non partiamo da zero, partiamo dall'esperienza di ognuno di noi, partiamo da un sistema di valori e da un'analisi della realtà. Nel contempo non trovo niente di male, anzi lo ritengo necessario, che chi avrà la responsabilità di relazionarsi con qualcun altro, nella massima chiarezza e trasparenza, cioè ripetendo il metodo che ci diamo e chiedendo agli altri di assumerlo, possiamo già interloquire. Se non altro perché c'è una questione materiale, che se esce un candidato sindaco, io credo che da lunedì forse qualcuno lo contatterà, quindi magari è meglio che ha un mandato esplorativo dall'assemblea piuttosto che agisce di sua spontanea volontà. Solo per questo noi ci eravamo posti questo problema, perché quando hai un candidato sindaco molto probabilmente inizia ad avere anche rapporti esterni, quindi se si può avere un'esplorazione solo per capire, poi ovviamente bisognerà avere le carte che potranno venire solo dai tavoli tematici dell'assemblea, però non era un livello avanzato insomma. Prego. No, aggiungo solo una cosa, aggiungo solo una cosa a quello che ha detto adesso Stefano, che condivido pienamente e nel rispetto di quanto dei timori che capisco emersi dall'intervento di Paolo, che è questa: non dimentichiamo che il programma
della nostra altra idea di città deve derivare da un ascolto dei cittadini, della città. Cioè noi non possiamo pensare nemmeno che ci saranno dei tavoli chiusi, fanno il programma e questo viene dato a un candidato sindaco e questo no, va lì con questo programma. No, noi ci siamo dati un metodo che si basa su un affinamento continuo di un progetto per la città, che poi avrà anche delle azioni, non è che solo un progetto ideale. Ecco, il progetto ideale, rispondo a Paolo, deve essere chiaro, forte, valori, principi, elementi non contrattabili con nessuno, ok? E su questo mi trovo perfettamente d'accordo con Stefano. L'altra cosa è invece la costruzione del progetto vero e proprio, che non è possiamo smentirci. Allora noi saremmo come tutti gli altri, il progetto fa un piccolo gruppo di esperti, si mette lì, no, noi abbiamo detto che nascerà da un processo di ascolto attento dei cittadini. Ecco, attenzione a capito, separare le linee programmatiche dal programma e dal progetto, sono due cose diverse. A maggior ragione ci vogliono delle priorità. Esattamente. Che non siano negoziati. Bravissimo. In tal senso Paolo ha espresso un parere totalmente condivisibile. Vabbè, esatto. Seppur va recuperato in parte il ragionamento di Stefano, perché apre al dialogo. Il dialogo lo apri nella misura in cui le diverse esperienze da cui ciascuno di noi proviene si è accertato che sono condivise. Perché quel documento che abbiamo firmato è un documento programmatico di intenti all'interno del quale chiunque di noi potrebbe selezionare un programma completamente diverso dall'altro. E questo è un dato proprio di metodo. Quindi io propendo per conciliare le due cose, stabilire gli elementi che tu hai definito non negoziabili, no? Con la necessità di costruire un programma assieme alle persone e quindi attraverso un dialogo. Ma il dialogo lo apri nella misura in cui sappiamo che io e te diciamo la stessa cosa. Giustissimo. Non ho partecipato all'ultima assemblea perché c'erano gli scrutini ed ero impegnata. E quindi non so se poi è stato fatto un ulteriore lavoro di approfondimento. Credo che noi abbiamo cominciato bene a lavorare sul programma, ma che però questo lavoro è ancora, diciamo, a mio parere, iniziale. Quindi è stato prodotto, appunto, qualcuno diceva, linee programmatiche che personalmente condivido, me le sento mie, e però ecco, sono anch'io convinta come Paolo che occorra darci un altro appuntamento per entrare più nel merito di un vero e proprio programma. Non dico adesso di dettaglio, no? Non dico adesso di dettaglio, però ancora a mio parere il lavoro è ben avviato, anzi ottimamente avviato, e quindi ringrazio tutti noi, ma soprattutto chi ci ha lavorato di più, ma ancora grezzo, ancora iniziale. San Paolo. Sì, vero. Velocemente, pragmaticamente, i tempi di come si svolge un dibattito politico o di confronto sulle problematiche della città li decidono vari attori, non è che li decidiamo noi. Noi abbiamo i nostri tempi e il nostro percorso, altri ce n'hanno un altro. Ora io condivido tutto quello che è stato detto, quasi, però vorrei che l'Assemblea assumesse un atteggiamento pragmatico su questo punto, confrontandosi con la realtà. Uno, prendendo atto di non né quantificare in maniera eccessiva il lavoro che è stato svolto a livello programmatico, però acquisendo come un dato di fatto che non è che siamo qui per caso e che ci sono delle linee programmatiche e degli ideali condivisi. Basta leggere i nomi dei tavoli, dei gruppi di lavoro, quindi non mi pare che stiamo né a uno
né accento. Detto questo, c'è un problema molto pragmatico. Fatto salvo tutto quello che ha detto Paolo, fatto salvo che ascoltiamo i cittadini e che non c'è la fila e che comunque non è che i cittadini stravolgono il programma, e quindi ognuno dice la sua e poi decidiamo, si decide insieme, noi dobbiamo uscire da questa sera dando un mandato a un candidato sindaco, il quale in quel momento, io, scusate se uso un termine giornalistico un po' brutale, ma non è che gli possiamo mettere il bavaglio. Cioè, questa persona sarà rappresentativa del percorso che abbiamo fatto fino adesso, che niente non è, anzi, con sforzo per scarsità degli altri e non per bravura nostra, le linee programmatiche condivise, prendo le vostre parole, i valori che ci uniscono, ce ne avessero gli altri così chiari. Quindi io sono favorevole al fatto che la linea sia quella di dare il mandato del candidato sindaco, da lunedì, da quello che sarà, valuterà in base alle mie programmatiche nostre, agli ideali, stante in itinere il perfezionamento entro quei solchi che sono già ben definiti dai titoli di tavoli, che possa interloquire con qualcuno senza fare patti di sangue. E poi si va avanti, perché funziona così. Cerchiamo di non essere troppo formalisti, tanto da portarci alla paralisi. Noi dobbiamo fare questo percorso passo passo, dicendo le cose giuste passo passo. Quindi ci deve essere, non è che non siamo nessuno, ci abbiamo un simbolo, ci abbiamo delle linee, ci abbiamo dei valori, e intanto si parla, appunto, non si fanno alleanze, cioè, quindi forse il problema ce lo stiamo ponendo più ampio di quello che è. Ecco, quindi io mi orienterei su, non dico sintetizzare in due linee, ma non mi piacciono le contrapposizioni, sposo la linea che ho appena detto, che mi pare condividere quella che ha espresso in meno parole di me, e mi scuso per la lunghezza del ragionamento, Francesco. Sì, solamente io condivido quello che adesso ha detto Giancarlo, praticamente in seguito. Quindi ci sono percorsi che possono essere sicuramente paralleli, non è che uno va a escludere l'altro. Ci sono i tempi politici che vanno presi anche in considerazione, perché noi stiamo facendo questa cosa appunto perché ci stiamo attrezzando per fare proprio un percorso politico e quindi nel migliore modo possibile. E solamente una cosa, adesso do la parola nuovamente a Paolo perché l'ha richiesta, non lo so se ci sono altri interventi, però di stringere un po' perché stiamo già allungandoci un po' troppo. Io volevo soltanto, dato che ho tirato fuori il discorso, mi dispiace che sto interrompendo il lavoro, però volevo fare una proposta che in modo concreto potrebbe mandare avanti le cose. Cioè, la proposta è questa: se voi il prossimo coordinamento che fate, magari definite delle strategie per portare avanti il programma. Il problema era fondamentale, che io ho iniziato a fare questo mio ragionamento perché nei punti dell'ordine del giorno non ho trovato niente che facesse riferimento al proseguimento di questo lavoro che abbiamo iniziato. Quindi se riuscite ad individuare il modo giusto per far partire i gruppi di lavoro eccetera, e poi comunque sia il discorso di avere un mandato, con quello che si è detto mi pare che siamo tutti quanti d'accordo, quindi gli altri punti li possiamo portare avanti. L'idea è far partire, mandare avanti quest'altro percorso, ok? Una parentesi, comunque io penso che il lavoro dei tavoli sia imprescindibile, cioè nessuno ha detto che si interromperanno, perché se no non è che venga definito qua. Ma questa è una roba che va fatta sicuramente. Questo viene a via o in A, cioè. Concordiamo tutti. Sì. Credo che si possa anche magari decidere insieme che la prossima assemblea possa essere un'assemblea dedicata allo stato d'avanzamento dei tavoli di lavoro. A questo proposito, per esempio, anticipo che proprio nella giornata di oggi abbiamo avuto la disponibilità per iniziare a lavorare sul tavolo del bilancio delle risorse. E quindi proveremo anche ad attivarci per tutti gli altri tavoli in modo tale che l'assemblea successiva a questa sia proprio a densa di contenuti, quindi di proprio quell'approfondimento necessario per poter elaborare quello che poi diventerà il pacchetto sintetico dei punti programmatici. Quindi l'assemblea può proseguire, mi sembra di aver capito, per sintetizzare, dando mandato al coordinamento
di fare una proposta per la prossima assemblea su come appunto avanzare, partendo dalla riattivazione o l'attivazione di tavoli di lavoro. Bene. Allora, siamo al momento del processo che ci condurrà alla individuazione del nome o dei nomi, e vorrei ricordare, prima di andare avanti, quali sono i punti che sono emersi nell'assemblea del 20, che in qualche modo rappresentano le linee guida per poter lavorare appunto sulla profilatura delle candidature. Adesso con un attimo di... adesso lo provo a trovare, eccoci. Allora, questo qui era diventato poi la base per un comunicato stampa, e vi prego di accettare il fatto che io lo possa leggere, in modo che magari così nel frattempo qualcuno di noi può fare degli interventi in merito. Allora, il percorso collettivo cittadino promosso dai sottoscrittori dell'appello ha affrontato il confronto della profilatura, non lo leggo tutto, individuando delle linee guida. Allora, si sono approfonditi innanzitutto i requisiti personali, le competenze tecniche e relazionali, ritenute quest'ultime fondamentali per recuperare il confronto e il dialogo che deve tornare ad essere aperto, ampio e dialettico tra tutte le componenti della cittadinanza, recuperando occasioni, contesti e spazi oggi profondamente mortificati. Accanto a questa sottolineatura c'è naturalmente la denuncia del fatto che in questo momento viviamo in una consiliatura dove effettivamente c'è un'interruzione di relazioni tra quella che è la cittadinanza e quella che è l'amministrazione, in particolare nella gestione, insomma, da parte della giunta, del sindaco come interprete appunto di quelli che sono i bisogni e le necessità della cittadinanza, di occupare degli spazi di confronto. Quindi manca questo aspetto. Allora, in particolare il profilo personale emerso deve essere quello di un solido individuo capace di creare coesione percorrendo pratiche non divisive e aggreganti, con valori dichiaratamente antifascisti e antirazzisti, di metodi democratici e di rispetto delle istituzioni. Elementi distintivi per poter essere riconosciuto come sindaco o sindaca di tutti. È importante che abbia un elevato autocontrollo nel reggere le pressioni esterne, mantenendo nel corso dell'intera consigliatura coerenza e relazione costante con il percorso politico a cui appartiene, in cui si riconosce. Questa qui è una dichiarazione sottesa al fatto che il percorso che noi stiamo intraprendendo, che abbiamo intrapreso, non è un percorso temporaneo, cioè il coordinamento ha espresso in maniera esplicita il fatto che quello che abbiamo avviato non è un percorso elettorale, ma è un percorso politico cittadino che ci vuole vedere impegnati nel prossimo futuro, non nei prossimi mesi e settimane, ma un qualcosa di duraturo. E quindi l'espressione di questa figura dovrà essere in costante rapporto con quello che nella città effettivamente viene elaborato sia dall'assemblea che oggi è fatta da noi, ma domani potrebbe essere chiaramente maggiore, dal suo coordinamento e dal suo staff tecnico. Non si sono poste indicazioni sull'età del candidato e la candidata, ma è stato ribadito che deve esprimere una esperienza non legata a modalità riconducibili a pregresse stagioni politiche. Quindi noi non siamo per la linea dei rottamatori, siamo per la linea della valorizzazione delle competenze e dell'espressione plurale che la persona può rappresentare. L'elemento di sintesi di tutte quelle cose che sono emerse in queste settimane, che in fondo no, ci tengono legati. Per quanto attiene al profilo politico, si è posta rilevanza sul livello di penetrazione nelle reti cittadine nei temi ritenuti prioritari per la città e il programma di un'altra idea di città. Quindi chiaramente non deve essere una persona calata dall'alto, ma che ha vissuto profondamente il tessuto, no, anche dei conflitti che sono emersi in questi anni nella città. Importante la questione di genere, si è infatti deciso per una candidatura definibile candidatura in tandem o doppia candidatura. L'assemblea valuterà l'opportunità di indicare una doppia candidatura, un uomo e una donna, che rappresentano le cariche di sindaca, vice sindaco oppure sindaco, vice sindaca. La candidatura in tandem è una scelta che rappresenta una visione plurale, non individualista, non leaderista, respinta poiché giudicata limitata e insoddisfacente, che non vuole l'uomo solo o la donna sola al comando.
L'esercizio in tandem della candidatura risponde anche alla volontà di sperimentare una duplice visione dell'azione di governo della città. Una orientata ad intervenire sul governo del presente, l'altra invece proiettata alla città di domani. Un sindaco e una sindaca che operi per i bisogni e le necessità della città che esprime nel presente, invece un'altra figura più libera dedicata a intercettare i bisogni della cittadinanza, adeguando costantemente il piano strategico per il futuro della città che vuole e proiettando le scelte quotidiane in una dimensione di medio e lungo periodo. Quindi il tandem è doppio, è un tandem di genere ma è anche un tandem di visione, quindi una figura che rappresenta generi diversi ma una figura anche che riesce a rappresentare una doppia gestione, la gestione delle emergenze, della quotidianità e la gestione della programmazione futura, quindi due visioni sia per il genere che per anche le funzioni. Si sono quindi affrontati i limiti da porre come requisiti di candidabilità e incompatibilità, concentrandosi su una profilatura di autorevolezza di carattere etico-sociale. L'impegno del sindaco e della sindaca, che un'altra idea di città richiede, deve essere a tempo pieno. Questo qui proprio per contrastare precedenti interpretazioni del ruolo di sindaco, perché crediamo che la realtà anconetana sia diventata una realtà complessa, che non ha bisogno di semplificazioni o di menomazioni nell'attenzione, ma soprattutto quello che viene dopo, cioè deve essere una gestione della consiliatura in totale assenza di conflitto di interesse, quindi deve essere una persona libera in qualche modo ruoli o funzioni che possano attenere alla propria professionalità, insomma, normalmente esercitata. Questo perché non deve esserci un interesse terzo rispetto a quello della cittadinanza. Fondamentale è stata la capacità di individuare il set dei saperi esperti. Allora, chiaramente non tutti, no, siamo competenti al 100%, quindi laddove non arriva la sensibilità, la competenza del sindaco o della sindaca, deve in qualche modo esserci un staff di supporto che può completare questa rosa di competenze necessarie per affrontare appunto la complessità della situazione della città di Ancona. E quindi insomma questo è quanto, e tenendo presente che chiaramente la città non si inventa niente, no? Può anche attingere da esperienze replicabili da altri comuni che l'hanno già avviata, e quindi avvantaggiarsi da buone pratiche che sono già state sperimentate con successo in altre località. Allora, questa è la profilatura che era emersa, chiaramente, no, narrata in una modalità sintetica, però che era emersa dal tavolo di lavoro che era stato fatto il 20 di gennaio all'Assemblea e che era stata riportata poi in sede assembleare, approvata quindi dall'Assemblea. Adesso veniamo invece al punto successivo, cioè veniamo al punto in cui a questa profilatura, a queste linee guida, deve essere data in qualche modo un'esperienza pregressa, un nome e un volto, e quindi anche un impegno e una disponibilità. E non so se gli altri portavoce vogliono parlare, però c'è stata una riunione dei portavoce che hanno fatto una proposta che è stata poi portata nel coordinamento, è stata modificata dal coordinamento limando alcune questioni, e quindi adesso cominciamo appunto a narrare ciò che è emerso dai portavoce. Portavoce è un gruppo di quattro persone, sono io, Loredana, Francesco Rubini e Luciano Mariani, e votati dall'Assemblea, che hanno espresso questo tipo di posizione di cui adesso Francesco illustra le ragioni politiche e di visione. Sì. Noi abbiamo, come portavoce, abbiamo deciso di riunirci e prenderci da una parte l'onere e dall'altra l'onore di provare a costruire un ragionamento politico in primis e successivamente anche una proposta rispetto alla candidatura a sindaco. Nel partire dal ragionamento politico siamo sicuramente ripartiti appunto dalle origini di questo movimento, perché diciamo che l'essenza vera di quello che volevamo fare, di quello che stiamo facendo, sta proprio lì. Abbiamo deciso
non ho a caso di scrivere un appello che abbiamo voluto il più possibile plurale, largo, disponibile al contributo e al confronto con la città, un appello che non a caso abbiamo deciso di firmare e proporre come singoli, evitando di riproporre alla città una dinamica di accordo politico tra eventualmente segreterie e gruppi dirigenti, scelte che abbiamo fatto perché convinti tra i promotori di questo movimento, scelte che poi abbiamo discusso e condiviso in itinere tra noi, perché appunto convinti che a questa città, dopo anni di asfissia generata da un centrosinistra incapace di governare e rivoluzionare questa città, servisse un cambio di passo, servisse quindi la voglia, la volontà e la necessità di fare tutti un passo indietro, toglierci ognuno le nostre casacche, che possono riguardare un partito piuttosto che un'organizzazione, piuttosto che una specifica storia politica, toglierci queste casacche, fare tutti un passo indietro per provare in maniera unitaria, dal basso, con un metodo il più possibile assembleare e condiviso, a ripartire, a provare ad innescare una miccia di cambiamento in questa città, evitando di riproporre schemi e riproposizioni politiche già viste, riviste e molto spesso non premiate dagli elettori. Questo per noi ha significato non certo nasconderci, non rinnegare le nostre storie politiche, le nostre culture, le nostre battaglie, ma anzi fare di queste l'humus, come posso dire, le fondamenta per costruire un movimento che, forte delle proprie radici, potesse aprirsi all'esterno. E quindi abbiamo deciso di fare un appello, non abbiamo deciso di fare una conferenza stampa tra segreterie di partiti, potevamo farlo ma non l'abbiamo fatto, abbiamo deciso di scrivere un appello, di farlo il più laico e plurale possibile, abbiamo deciso di firmarlo come singoli e da lì abbiamo iniziato un percorso che abbiamo deciso di strutturare tramite un'assemblea plenaria che ad oggi si è riunita, ha discusso e ha in maniera sovrana rappresentato la volontà di questo percorso. Anche qui avremmo potuto fare tutt'altro, avremmo potuto decidere di erigere un gruppo dirigente, di chiudere un percorso dentro le stanze chiuse da altre parti, avremmo potuto decidere di scegliere il nome, di fare il simbolo in 4-5 e di presentarci alla stampa e alla città. Questo non l'abbiamo voluto fare, ma non l'abbiamo voluto fare perché dietro c'è stato un ragionamento politico, ma soprattutto la consapevolezza di una necessità per questa città, che è quella di provare a immettere nel dibattito politico ormai clamorosamente stantio tra i soliti e notissimi personaggi, tanto nel centro-sinistra quanto nel centro-destra, quanto addirittura in questi ultimi mesi dentro il Movimento 5 Stelle, che ogni giorno di più dimostra anche in questa città di non essere forza di innovazione ma forza che si autodistrugge al proprio interno, abbiamo deciso di provare a mettere un elemento di novità e quindi di metterci ognuno con le proprie storie a disposizione di un percorso totalmente dal basso, democratico e aperto a una discussione assembleare. Questo per noi è stato decisivo ed è stato il fondamento del ragionamento che, come portavoce, abbiamo fatto in queste ore, in questi giorni dopo l'assemblea del 20, per provare a capire quale potesse essere, in relazione a questo ragionamento che, badate bene, non è un'allusione ma un ragionamento politico di cui siamo fermamente convinti, crediamo che sulla base di questo ragionamento si debba scegliere un profilo, un candidato sindaco, un volto con una storia che possa rappresentare questa scelta di sdoganamento e apertura. È evidente che questa è una scelta coraggiosa perché mette ognuno di noi di fronte ad una decisione molto coraggiosa, perché dobbiamo decidere di provare ad uscire dai recinti sempre più piccoli ma che amiamo molto, per provare a costruirne uno più grande. Sulla base di questo ragionamento abbiamo ascoltato l'assemblea, abbiamo ascoltato chi questa assemblea l'ha vissuta e l'ha resa così bella, partecipata e dialettica, e abbiamo
ascoltato le eventuali disponibilità e anche in relazione a quello che noi credevamo potesse essere il profilo più giusto. Su queste basi abbiamo fatto una proposta chiara al coordinamento, che è stata quella di proporre come candidato sindaco di altre città Riccardo Picciafuoco, proprio perché abbiamo pensato fin dall'inizio che il suo profilo potesse aiutare tutti noi ad uscire appunto da quelli che prima definivo recinti, perché Riccardo ha una storia composita, sicuramente una garanzia su tante battaglie come quella difesa dell'ambientalismo, dei beni comuni, ma è sicuramente una figura che ha saputo in tutti questi anni contaminare e contaminarsi rispetto a molti altri ambienti, rispetto a quelli classici che molti di noi hanno calcato in questi anni. È però anche una figura che ha sempre dimostrato coerenza, credibilità, fermezza rispetto ad alcuni valori fondamentali come quelli dell'antifascismo, l'antirazzismo, la difesa dei più deboli e piuttosto che la cura dei beni pubblici. Noi abbiamo quindi ritenuto che sulla base di questo ragionamento fondante di questo movimento politico innovativo Riccardo potesse essere la figura più rappresentativa per la sua storia, per le sue competenze, per la sua capacità in questi anni di avere rapporti con l'associazionismo, con le realtà di base, con i movimenti ambientalisti. Abbiamo in maniera del tutto aperta portato questa proposta all'interno del coordinamento, il coordinamento ha discusso, sono emerse posizioni diverse che immagino che poi in questa discussione questa sera emergeranno da chi queste posizioni le ha articolate in maniera anche piuttosto ampia, e da quel coordinamento è emersa innanzitutto la volontà di rafforzare l'intendimento che diceva prima Katia, che era quello di affiancare a un candidato sindaco, una candidata sindaco o a candidata sindaco, al candidato sindaco. Quindi innanzitutto dal coordinamento emerge un primo dato, che è quello di confermare questa volontà del tandem, e quindi noi da questo punto di vista come portavoce avevamo cercato di lasciare aperta la discussione per evitare di andare troppo avanti, quindi avevamo individuato una figura e siamo andati in coordinamento dicendo ragioniamo di questa figura ma torniamo anche a ragionare del tandem, come costruire questo tandem. Da quella discussione in coordinamento sono nate posizioni differenti, sicuramente mai soffermate, e su questo voglio insomma mettere la mano sul fuoco sulla buona fede di ognuno di noi, perché siamo amici, compagni, ci conosciamo, e quindi posizioni che non hanno messo elementi ostativi nei confronti delle persone ma hanno arricchito una discussione in coordinamento. Sono emersi altri nomi, è emerso il nome di Loretta Boni, è emerso il nome di Katia Mastantuono, su cui poi credo le dirette interessate diranno il loro pensiero. Abbiamo verificato questi nomi, abbiamo verificato che Loretta Boni è disponibile a prendersi questa disponibilità o quantomeno a verificare in questa assemblea qual è come posso dire, il consenso, il sentimento di questa assemblea. Abbiamo verificato d'altra parte l'indisponibilità di Katia a fare la candidata sindaca, ma la sua disponibilità eventualmente ad affiancare da vice sindaca in tandem Riccardo Picciafuoco. Quindi già qui sono emerse diverse possibilità, perché da una parte il coordinamento chiedeva di proporre due figure a candidato sindaco e poi far scegliere all'assemblea i rispettivi ruoli tra sindaco e vice sindaco, ma da questo punto di vista è evidente che di fronte alla scelta di Katia, Katia sarebbe disponibile solo ed esclusivamente a stare al fianco di un candidato sindaco ufficiale, mentre Loretta ha ufficializzato poco fa, e credo che poi lo spiegherà l'assemblea, anche la sua disponibilità eventualmente a fare in primis il candidato sindaco. Credo sia opportuno, al di là delle valutazioni che fin qui ho espresso in maniera collettiva, cercandomi di raccontare quello che è successo e sottolineando, seppur potrebbe essere scontato, che qualunque altra proposta potrà emergere dagli interventi dell'assemblea, questo è solo un nostro tentativo di verificare disponibilità e dare un quadro
a tutti voi, ma è evidente che ognuno di voi potrà alzarsi, prendere il microfono e proporre qualcuno alla figura di candidato sindaco, proporre altre formule. In molti in queste settimane hanno fatto il mio nome è stato fatto prima e anche durante il coordinamento. Io, in maniera non priva di sofferenza e travaglio, ho declinato questa disponibilità e, al di là di alcune motivazioni personali legate alla mia fase di vita, al mio percorso professionale, ad alcuni impegni che nei prossimi mesi mi vedranno appunto impegnato rispetto alla costruzione di un futuro professionale, io personalmente ho fatto un ragionamento politico molto forte che va a tratti, anzi quasi completamente contro di me, ma è un ragionamento politico di cui sono fermamente convinto, che è poi il ragionamento politico che hanno condiviso di portavoce. Io sono dichiaratamente e convintamente un esponente della sinistra di questa città, lo sono sempre stato, ho avuto una tessera di partito in tasca fino all'altro ieri, ho avuto ruoli dirigenziali dentro prima Selle Sinistra Italiana e sono riconosciuto e mi auguro anche da molti apprezzato come un esponente della sinistra di questa città. Di questo ne vado fiero, ma credo che se questo progetto politico ha un senso nella misura in cui l'abbiamo ideato, io in questa fase non posso rappresentare l'uomo e la persona giusta per allargare il nostro perimetro, per provare ad intercettare persone che stanno al di fuori di noi e che vedrebbero in me, pur magari sbagliando, ma noi con questo dobbiamo farci i conti, un personaggio riconosciuto, etichettato, che rischierebbe di mettere in un angolo che non ci meritiamo un percorso politico che ha presupposti, fondamenta e ambizioni molto più ampi. Io di questo sono convintissimo ed è per questo che sono andato dentro il coordinamento e prima nei portavoce a riportare la mia posizione politica. Quindi ovviamente, senza che qualcuno me lo richieda qui stasera in assemblea plenaria, ribadisco la mia indisponibilità e lo faccio però in maniera molto genuina, a cuore aperto, sulla base di questo preciso ragionamento politico. Rimarrò in prima linea, rimarrò con il mio ruolo di portavoce, rimarrò disponibile a candidarmi per il Consiglio Comunale in qualunque ruolo voi vorrete, anche nel lavorare al fianco di questo gruppo che affiancherà il candidato sindaco, ma penso che noi oggi, per provare davvero a mettere in difficoltà chi questa città l'ha ridotta così male, dobbiamo provare a fare un passo in avanti e a rompere alcuni muri che ci hanno fin troppo spesso in passato chiuso da una parte. Quindi questo è lo stato dell'arte, l'assemblea da adesso in poi è sovrana. Un ulteriore elemento che come portavoce ci tenevamo a ribadire: crediamo che sia necessario uscire questa sera con un candidato sindaco. Non perché ci interessi avere fretta o per chissà quale altra ragione, semplicemente perché avevamo individuato un cronoprogramma, ci siamo presi una responsabilità collettiva come gruppi, l'abbiamo comunicata all'esterno, l'abbiamo raccontata ai cittadini, alla stampa, all'opinione pubblica, e credo che tutti noi questa sera abbiamo tutte le capacità e le intelligenze per trovare una sintesi, evitando di fare della scelta del candidato sindaco un elemento di divisione, ma piuttosto un elemento di condivisione e rilancio del nostro percorso politico. Grazie.